Scontro al vertice al comunale di Capistrello, dove si fronteggiano due delle regine del campionato, in un match che servirà a chiarire almeno in parte le idee sui valori di chi sta lì su fra le elette. I padroni di casa in vero ci arrivano dopo aver salutato un paio di giocatori di pregio in settimana, e su tutti quel Giustini che sarà il nome più gettonato in tribuna nel corso dell'intera partita. Quando si dice che uno si nota solo quando non c'è, ecco, questo è il caso, e a capirlo subito anche un sontuoso Sambuceto che parte forte e chiuderà fortissimo. Eppure l'avvio è incoraggiante per i padroni di casa, che dopo 3 minuti si propongono con Anselmo Antonelli, che svetta ma troppo a campanile e non trova così lo specchio della porta. Nei minuti seguenti la tattica invece la fa da padrona, almeno sino al 21esimo, quando inizia a palesarsi l'11 ospite con le sue bocche da fuoco. Prima sortita griffata Selvallegra, con tiro a giro e deviazione non decisiva per fortuna di Gentileschi. 5 minuti e il Sambuceto passa. Cross pennellato, Fabio Lalli, un nome, una garanzia, svetta e per l'estremo di casa non c'è scampo. Ospiti in brodo di giuggiole, Capistrello che accusa e scompare lentamente dal campo. Al 38esimo però Aquino prova a scuotersi su tiro franco, ma la traiettoria non rimarrà negli annali del calcio. All'intervallo il Capistrello è questo, la ripresa non muterà lo status quo. E infatti la prima azione è ospite ed è la rete del raddoppio. 11esimo, difesa granata dormiente, rimpallo Galeotto, e Lalli è il solito rapace, opportunista come pochi e letale nel blindare i 3 punti. Partita fortemente indirizzata e il resto della ripresa è un saggio di calcio in salsa viola. 18esimo, contropiede ospite con Lalli che si traveste da assistman e pesca Beniamino alla semigirata plastica maleziosa e un tantinello telefonata. 31esimo, ancora Sambuceto e ancora Lalli in grande spolvero e un 1-2 da manuale, libera il numero 9 al diagonale chirurgico per il tris personale, con il quale si porta a casa il pallone e il fegato dei palentini. Il resto è pura accademia e il docente è sempre lui, il puntero per antonomasia, che al 32esimo prova il colpo della domenica, ma il pallonetto non prende lo specchio della porta. 38esimo, il Capistrello cerca la rete della bandiera ed Edoardo De Meis prova a trovarlo dalla distanza, ma la traiettoria deviata si perde al lato. Tutto il resto è noia e gioia sambucetese dopo il triplice fischio. Mister Iodice, non c'è stata partita oggi. Sicuramente Sambuceto ha meritato, non ha rubato niente, ha fatto bene in tutti i 90 minuti, anche se alla fine, se andiamo a vedere grossi episodi, grosse azioni gol, loro non è che l'hanno fatto, però sul piano del ritmo, dell'intensità sono stati superiori a noi, quindi è giusto così, il risultato non fa una piega, anche se siamo partiti pure bene, non è che siamo partiti male, però dopo preso il gol insomma abbiamo perso un po' le distanze, loro arrivavano prima sulla palla, però è giusto così, Sambuceto ha meritato, è giusto. Dopo partita con capitan Beniamino, allora avete fatto la partita perfetta. Sapevamo che oggi ci aspettava comunque una partita difficile, il Capistrello mi ha fatto veramente una grossa impressione, noi oggi sinceramente posso solo dire che non abbiamo sbagliato veramente niente, siamo entrati concentrati, atteggiamento giusto, e se affrontiamo le partite in questo modo penso che ci possiamo togliere grandi soddisfazioni. Qual è stato il vostro punto di forza, la testa, la tattica o cosa? Io penso che oggi sia stato un insieme, sia a partire dal punto di vista tattico, l'abbiamo preparata bene durante la settimana, ripeto, l'atteggiamento e la voglia che abbiamo messo in